C'è chi ha fatto del suo piatto un'opera sinfonica? C'è chi invece ha fatto una vera e propria opera d'arte. L'arte in questione è quella culinaria, dove gli chef toscani hanno messo a segno un bel emplein alla finale nazionale del Best Plate Challenge, la gara indetta dalla World Gourmet Society, la piattaforma internazionale che riunisce oltre 50.000 chef, critici e appassionati di food and wine di tutto il mondo. La competizione era quella del miglior piatto, presentato da ogni chef in un video che è stato giudicato dalla stampa di settore, da una giuria popolare e da una giuria speciale composta da membri del World Gourmet Society. Firenze è stata scelta per ospitare l'evento finale, che ha incoronato Gabriele Vannucci, pastry chef del Contrada a Castel Monastero, nel comune di Castelnuovo Berardenga, Siena, seguito da Simone Cipriani di Essenziale, Firenze, e Michela Bottasso del Biagio Pignatta, Artimino, Prato. Tra i premiati di categoria per l'intrattenimento ha vinto Daniele Ceccatelli della Buoneria di Firenze, a cui è stato assegnato il premio del video più divertente, realizzato da Massimo Pocci. Oggi facciamo il giullare. Il giullare è una pizza del mio menù. Partiremo da un impasto tradizionale, unito alle tecniche di lavorazione più moderne, creando appunto una base di intenso sapore e leggerezza. La nostra pizza è innovazione e tradizione. E come un artista rinascimentale, userò la crema Chantilly per affrescare la nostra opera. Canditi. Panna montata. Una bella ciliegina. Per completare tutto. Il giullare è pronto per essere servito ai nostri commensali. Sei di questi chef si uniranno ad altri quattro professionisti internazionali di Canada, Albania, Francia e Belgio per contendersi la vittoria internazionale in una competizione che andrà in scena a novembre al Principato di Monaco.